avevo 17 anni, sono venuto solo. L'anno dopo sono venuti i miei genitori, l'anno prima mia sorella con i figli a raggiungere il marito che era scappato. Sì, sono quelle E tu, storie. scene, come dire, storie uguali dappertutto. Ecco. In quel momento io mi trovavo in collegio, non avevo nessun altro riferimento che vivere là, con una borsa di studio che mi dava il governo se facevo gli esami. Non avevo grandi possibilità e mi sentivo un po' lo diavolo, per dirlo in termini triestini. Se qualcuno mi chiedeva di dove sono, non potevo con orgoglio dire Sì, non si sono un poteva. profugo, no? Perché la parola profugo significava un miserabile. Ecco, l'ho riscontrato, mi spiace dirlo, quando un po' più grande andavo al ballo. Se facevo le belle a qualche bella ragazza, che forse era, che so, la figlia di un direttore, Sì, quello di frente chi. Dove vivi? Cosa fai? In collegio. Ah, in collegio, sì. E dopo in collegio. E prima prima in sempre in corso. collegio. Allora questo, come me, tutti quanti che del mio giro e della mia generazione, tentavano nascondere. Ma qual è stato il risvolto di cui tu adesso accennato? E lo dico con orgoglio. Non ci sono stati fatti negativi causati dagli istriani, rapine, omicidi, scandali, anzi, gente che ha lavorato, si è fatto il mazzo, si è fatto una strada, ha dimostrato di saper fare, e questo ha creato un senso di orgoglio per la generazione successiva. Successiva.